7.000 immigrati in un solo fine settimana sbarcano in Italia. Dopo la Sicilia, la Calabria, la Campania, oggi siamo al porto di Civitavecchia, in quello che è il più grande scalo croceristico d'Europa, per dire che non ne possiamo più. Abbiamo cominciato con gli ostelli, poi con le caserme, poi con gli hotspot. Noi non vogliamo più parlare di dove devono sbarcare gli immigrati, di come dobbiamo accogliere gli immigrati. Noi vogliamo parlare esclusivamente di come si fa a fermare la partenza dei barconi, perché l'Italia non è in grado di affrontare questo problema e non ne possiamo più di governi che non capiscono il dramma che gli italiani stanno affrontando. La soluzione per Fratelli d'Italia non è parlare di dove accogliere gli immigrati e di dove farli sbarcare. La soluzione per Fratelli d'Italia è una missione europea con blocco navale al largo delle coste della Libia. Vogliamo un accordo con i governi libici, vogliamo controllare le coste africane, vogliamo aprire in Africa i centri per valutare chi ha diritto a essere rifugiato e distribuirli da lì equamente negli altri paesi dell'Unione Europea. Ma non vogliamo più importare e far entrare centinaia di migliaia di immigrati clandestini in Italia. Guardi, io non ho parlato personalmente con il prefetto, ma mi pare che ci sia insomma una grande difficoltà anche da parte delle istituzioni a governare questo fenomeno, perché c'è una politica incapace, inconcludente, che scarica sulle istituzioni, sulle forze dell'ordine, sulle prefetture, la necessità di affrontare un problema che è totalmente fuori controllo. Noi non siamo più nella condizione di reggere l'impatto di questo lavoro per le nostre forze dell'ordine, per il costo che questo ha e per il fatto che abbiamo ormai un'Italia che si occupa molto più degli immigrati di quanto non faccia per aiutare le popolazioni italiane. Noi vogliamo solamente dire basta, e non si può chiedere alle altre nazioni europee di distribuire gli immigrati clandestini che noi facciamo entrare in Italia. Anche qui basta con le fake news. L'Italia non è la nazione d'Europa più esposta sul piano del rapporto con l'Africa, non è la nazione europea più vicina all'Africa. L'Italia è banalmente l'unica nazione d'Europa che non riesce a difendere i propri confini. Approfitto per chiedere dov'è il Movimento 5 Stelle, dov'è il sindaco di Civitavecchia, dov'è il sindaco di Roma, perché segnalo che quello che accade qui a Civitavecchia chiaramente ha una ripercussione grave anche sul turismo nella capitale. Noi stiamo massacrando la più grande risorsa che abbiamo, che è la risorsa turistica. Agli operatori del turismo, in questi anni il governo italiano ha dato come unica opportunità quella di trasformare i loro alberghi in centri per l'accoglienza degli immigrati. Non ne possiamo più. Noi non siamo qui per strumentalizzare, noi siamo qui per lanciare l'ennesimo grido di dolore dell'Italia e degli italiani, per chiedere alla politica di dare risposte sensate, perché dire che noi dobbiamo accogliere tutti, come dice Cécile Kyenge, e quei tutti sono potenzialmente 1 miliardo di persone, vuol dire stare su Marte. Sono idiozie, idiozie delle quali è responsabile il PD e delle quali è responsabile anche il Movimento 5 Stelle, quindi questo ho da dire al sindaco di Civitavecchia, che se loro non avessero votato dall'abolizione del reato di immigrazione clandestina in poi tutti i provvedimenti che ci hanno portato a gestire l'immigrazione in questa maniera, probabilmente oggi sarebbero più credibili quando parlano della questione migranti.